Guys, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, questo è il Riff Lab. E prima di tutto vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche di quando faccio un nuovo video. E oggi volevo vedere con voi come si allestisce la rocciata dell'acquario marino e quali sono, diciamo, dei elementi o fra virgolette esperienze mie personali che vi posso passare, in modo appunto di non incappare o negli stessi errori o comunque fare qualcosa ancora meglio di quello che ho io. Ok, intanto volevo farvi un piccolo aggiornamento rapido dell'acquario, ok? Duncan va benissimo, va bene, sta continuando a crescere. Ophelia ancora sta bene, continua a crescere. Stessa cosa per la calostrea. Accanto a strea, non ve lo dico proprio, crescono rapidissime. Qui sotto c'ho la blasto che, come vedete, stanno spuntando le tre teste. Qui è uscito subito il nostro amichetto. E Favites sta iniziando a espandersi molto lentamente. Non so perché non riesce ad espandersi in maniera rapida. Di qua questa sta benissimo, ma sto iniziando a notare che sta perdendo un po' di colore. La sto alimentando particolarmente, diciamo una volta a settimana, per appunto vedere un po' come va la cosa. Però mi sta dando l'impressione che stia perdendo un po' il colore, però non so se è un'impressione mia o no. E che più, lì dietro Rodactis si sta, diciamo, dividendo in due teste separate. Quindi, come vedete, c'è la bocca, quella, la prima in superficie sulla sinistra, e poi c'è un'altra più in basso, diciamo proprio al di sotto. Quindi si sta separando, sono diventando due. E Brierum tranquillo si continua ad espandere, anzi si espande anche molto velocemente a vista d'occhio. Zona Zoanthus, come vedete, stanno riprendendo tutti, diciamo, le loro teste e la loro forma. E quello che ho fatto appunto è inserire solo un po' più di nutrienti all'interno del mio acquario marino, quindi solo sovra, diciamo, alimentando tra virgolette la vasca. E diciamo, su anche consiglio di alcuni, abbassare l'intensità delle mie lampade. E anche se non l'ho abbassate di tanto, le ho abbassate, diciamo, di un 5%. Che più, la Seriatopora invece mi sta dando l'impressione che si sta riprendendo abbastanza bene. Ci sono dei polipi appunto che stanno spuntando nuovi, soprattutto su questa parte qui. Però, come avete visto, su questa parte qui si stanno sviluppando molto più polipi nuovi, e anche su questa parte qui. Però appunto sto vedendo, ho notato che stanno crescendo delle alghe, e sta cosa non mi sta piacendo tanto, perché appunto inibiscono la crescita di quello che è il corallo vero e proprio, il polipo vero e proprio. Ci sono zone, come vedete questa qui per esempio, su questa parte qui, dove appunto stanno crescendo altri polipi. Però appunto non vorrei che mi inibiscano la crescita, ok, queste alghe, diciamo appunto, per appunto non far crescere tranquillamente i polipi. Questa dopo la pulirò manualmente, vediamo un po' come la riesco a pulire, sperando che vada tutto bene. E ok, questo era per quanto riguarda l'aggiornamento rapido. Altra cosa, feci un video riguardo il raschietto e la pulizia dei vetri all'interno dell'acquario marino, e come vedete c'ho i vetri, i cristalli abbastanza puliti, laterali, centrale, frontale e l'altro laterale di sinistra. Quello che invece lo lascio sempre pieno di alghe è, diciamo, la parte posteriore. Perché? Perché si sviluppano in questa parte posteriore abbastanza alghe, ok? Però quello che mi apporta all'acquario è la crescita di microorganismi e lo sviluppo di microorganismi che appunto si possono, diciamo, aggrappare a queste alghe, sia per il sostentamento, diciamo, di nutrimento, che per appunto proprio la loro vita, fra virgolette. Oltre a questo, alcuni erbivori mi danno anche appunto, cioè, o meglio, queste alghe mi danno anche il supporto per alcuni erbivori, per appunto nutrirle. Infatti, come notate, la parte inferiore, diciamo, è tutta pulita, perché di solito passano gli Strombus
e gli Strombus appunto vanno, diciamo, si alimentano di queste alghe che abbiamo sul fondo. Io lo lascio così, queste alghe rimarranno come minimo per altri 2 anni lì per appunto far sviluppare tutto bene. E che più? Niente, penso che era tutto per questo aggiornamento, fra virgolette, rapido. Passiamo a quello che è la rocciata, ok? Come l'ho allestita io, come si allestisce, quali sono gli allestimenti, cosa possiamo utilizzare per appunto allestire una rocciata buona. Ci sono dei canoni da rispettare, oltre a quelli che sono appunto dobbiamo utilizzare il 10% del litraggio, il 20% del litraggio, quello che volete. Io ho utilizzato onestamente il 7% del litraggio del mio acquario marino e ho aggiunto il materiale filtrante biologico in vasca. Come anche un altro appassionato all'hobby diceva e rispondeva ad alcuni diciamo altri appassionati che dicono che il filtro biologico in acquario marino non si deve utilizzare, ma le rocce fondamentalmente che cosa sono se non il nostro filtro biologico per il nostro acquario. Quindi come sempre ci sono cose da prendere con le pinze e c'è gente appunto che diciamo un po' chiusa su questi argomenti, o non so, forse deve vendere più rocce, cioè avrà un negozio, non lo so, quello che è. Che più? Quindi, ci sono dei canoni da rispettare. Quello che secondo il mio punto di vista è il più importante è il passaggio d'acqua, la circolazione all'interno della rocciata, perché noi possiamo allestire una rocciata, ok? Con delle rocce ammassate, ok, praticamente. Però appunto dobbiamo assicurarci che fra queste rocce circoli acqua per non far accumulare componenti organici o inorganici che poi in futuro ci possano dare problemi, ok? Quindi facciano sviluppare nitrati e fosfati all'interno del nostro acquario marino. Quindi la cosa importante è che quando allestiamo una rocciata dobbiamo lasciare dei passaggi dove circoli l'acqua per appunto, diciamo, lasciare che la corrente trasporti tutti questi componenti, ci vada al tracimatore o direttamente allo skimmer che abbiamo in acquario e pulisca il tutto, ok? Quindi questo è uno dei punti fondamentali della rocciata. Poi la possiamo costruire centrale come ce l'ho io, ok? Snella per dar pure abbastanza spazio ai pesci per muoversi, ok? Per poi mettere coralli. Quindi diciamo possiamo fare una rocciata centrale, ok? Dove sempre c'è passaggio d'acqua. Come vedete ci sono varie insenature nella mia rocciata per appunto lasciare il passaggio d'acqua all'interno della rocciata. O in alternativa possiamo fare anche una rocciata addossata alla parete, però ovviamente sempre assicurandoci di che circoli l'acqua. E se non circolasse acqua all'interno di questa rocciata, quello che possiamo fare è prendere una pompa e puntarla direttamente sulle rocce, per far sì che il getto d'acqua quando arriva sulle rocce si espanda e riesca a circolare all'interno delle rocce. Quindi, più o meno, ok, questi sono i due tipi di allestimento, la rocciata centrale o la rocciata, diciamo, addossata al vetro. Poi sì, possiamo fare delle terrazze in sospensione con la roccia, possiamo fare delle cose fighissime. Però diciamo che gli allestimenti basici sono questi due. Poi, come possiamo noi, diciamo, assicurarci che le rocce, ok, non cadano e ci creino un casino all'interno dell'acquario marino? Perché pensate voi, se mi cade questa roccia, ok, questa roccia qui che saranno un 2,5 kg di roccia, mi cade sul cristallo, inferiore dell'acquario, mi combina un casino perché appunto mi rompe il cristallo quasi sicuramente e mi inondo, butto soldi, un casino praticamente. Spero che non succeda mai. Io all'inizio utilizzavo della resina epossidica, ovvero bicomponente, che non è altro che un tubetto che ci viene con due componenti nello stesso tubetto, e sono a base di zolfo e quello che fa appunto è attraverso appunto la mescolazione di questo componente con le mani diventa morbido, ok? Quindi diventa malleabile e possiamo appunto poi attaccare le rocce appunto facendo solo della pressione con questa, diciamo, plastichina che diventa la nostra resina e appunto attaccare le rocce. E io l'ho usata in passato, come vedete ce l'ho qui, non so se lo riuscite a vedere, ve lo faccio vedere più da vicino, ce l'ho qui e l'ho usata in passato, però onestamente io adesso non sto utilizzando niente per mantenere la mia rocciata. Perché? Perché sono arrivato, diciamo, al
a mantenere stabile la mia rocciata dopo vari, ok, incastri che vedevo appunto con le rocce, per renderla più naturale possibile senza utilizzare né cemento né resina epossidica. Vi assicuro che la rocciata è molto molto stabile, la mia perlomeno, ovviamente questa è la mia esperienza personale, però quello che potete utilizzare appunto è della resina bicomponente, del cemento, ok, che lo vendono proprio fatto apposta per gli acquari marini, sono Reef Safe, e quelli che adesso mi vengono in mente sono Aquaforest Stonefix e Nios Reef Cement, che sono appunto di marche acquariofile, sono prive di silicati e materiali che non ci interessano. O in alternativa c'è il Lamp Cement, che se non mi sbaglio è della marca Mapai, che appunto viene utilizzato molto all'interno dell'acquario perché è un cemento che viene utilizzato per l'edilizia, che però appunto non contiene silicati all'interno appunto del composto del cemento, e appunto lo possiamo utilizzare all'interno del nostro acquario marino. E detto questo, quando noi dobbiamo utilizzare cemento, epoxy o in alternativa anche silicone, anche se a me personalmente non piace perché a parte si vede molto il silicone all'interno dell'acquario marino e comunque lascia molto libero le rocce, lo libere le rocce. Quello che possiamo utilizzare appunto sono epoxy, resina epossidica e cemento principalmente. Però la resina epossidica la possiamo utilizzare tranquillamente una volta che abbiamo già allestito la nostra rocciata, ci accorgiamo che la nostra rocciata non è stabile e appunto vogliamo riparare al danno, e inseriamo appunto questa resina epossidica nell'acqua. Come ho detto, diventa una massa morbida e malleabile, la possiamo inserire direttamente nell'acqua, fare pressione appunto sul punto, ok, che ci interessa della roccia che vogliamo attaccare, fare della pressione appunto con le dita, e diciamo la lasciamo asciugare già dopo un paio di orette, 2-3 orette, si è asciugata e ci mantiene stabile quella parte. Questo ovviamente in acqua, in acquario. C'è poi il cemento, che in acqua lo possiamo utilizzare, ma è davvero difficile diciamo maneggiarlo in acqua, perché il cemento ovviamente quando lo inseriamo in altra acqua tende a sgretolarsi, quindi anche se noi abbiamo fatto un composto abbastanza solido per appunto inserirlo nell'acqua e attaccare le rocce, quello che poi succede è che appunto appena lo inseriamo nell'acquario assorbe altra acqua e si sgretola, quindi oltre a diventarvi l'acquario praticamente grigio per una giornata intera, è difficile poi da malleare e da inserire appunto in acquario. Quindi se voleste utilizzare il cemento, quello che vi consiglio è farvi una bella, diciamo, un bel riquadro con del cartone di quello che è la superficie del vostro acquario marino, metterlo per terra davanti all'acquario prima di allestire la rocciata, e allestire quella rocciata proprio appunto sul suolo, in modo che una volta che vediamo che la nostra rocciata ci piace ed è quella la forma che vogliamo tenere nel nostro acquario marino, la incolliamo col cemento. Questo lo possiamo fare sia con rocce vive sia con rocce morte. Ovviamente con rocce morte abbiamo più semplicità, perché appunto non dobbiamo stare lì con l'orologio in mano a vedere oh cazzo mi muoiono i batteri, oh cazzo mi muore la microfana. Però appunto lo possiamo fare tranquillamente anche con le rocce vive, e le possiamo tenere tranquillamente fuori dall'acqua un paio d'orette. Ovviamente perderemo un po' di quello che sono i batteri e la microfauna all'interno di queste rocce, però diciamo ci assicuriamo di fare una rocciata buona, e comunque non abbiamo perso tutta la vita, quindi quando le mettiamo all'interno del nostro acquario marino siamo sicuri che continuano ad essere vive, fra virgolette. E che più? Raga, penso che sia tutto. Ah sì, un'altra cosa che pure è utilizzata oltre alla cosa del silicone che vi ho detto, praticamente è quella di fare dei buchi all'interno delle rocce, ok, per appunto poi inserire un tubo di PVC rigido per appunto assicurarci di sorreggere tutte le rocce. Io per esempio quello che avrei potuto fare, se avessi voluto utilizzare questa tecnica, è fare un buco in questa roccia con il trapano, ok, fare un altro buco qui con il trapano sempre che mi esce da questa parte, un altro buco qui, un altro buco qui, un altro buco qui, un altro buco su queste rocce, per appunto inserire poi un bel tubo di PVC che appunto mi avrebbe sorretto la rocciata.
Questo è pure un'altra tecnica che si può utilizzare tranquillamente in acquario marino qualora noi non volessimo utilizzare resina epoxi, resina epossidica o cemento. Ovviamente calcolate che dovete giocare bene con le rocce per far sì che non si veda il tubo di PVC poi all'interno dell'acquario marino, perché a me personalmente molesta, non piace vedere il tubo che esce da lì dietro, si vede che è artificiale, molto molto artificiale. Ovviamente quello poi una volta ricoperto di alghe, di alghe coralline o coralli, non si vedrà più. Però appunto io ho deciso per un allestimento più fra virgolette naturale, e calcolate che a me già questo pezzettino di resina mi molesta un casino, mi dà fastidio tantissimo vederlo in acquario. Però appunto ho cercato di stabilizzare la mia rocciata appunto col tempo e cercare appunto i punti d'appoggio dove poi queste rocce non si muovono. Calcolate che ho erbivori in vasca, comunque animali che circolano sulla rocciata, e per adesso non è mai successo niente, ovviamente mai dire mai, però non sto con quell'ansia di oddio la mia rocciata cade, oddio la mia rocciata cade, la devo fissare. E nada más, gente, penso che sia tutto per questo video. Non so se mi sono dimenticato qualcosa. Mamma mia, come sto parlando, è sabato mattina, raga, dopo essere uscito di festa è diciamo impossibile fare un video e parlare decentemente. Però spero di non essermi dimenticato nulla. E come sempre dico, spero vi sia stato utile il video. Se avete commenti da fare o altri commenti relativi alla rocciata o alle vostre esperienze, potete metterli qua sotto nei commenti. E nada más, gente, ci vediamo al prossimo video, che sicuramente farò un video sulla pulizia della samp, perché ce l'ho un po' da fare schifo, devo pulire e anche farvi vedere alcune pro e contro di alcune cose, quindi mantenetevi un poco, diciamo, attaccati al canale per sapere un po' queste cose che vanno e non vanno nella samp. E nada más, gente, come sempre dico, ci vediamo al prossimo video. Wow.